Buongiorno ragazzi, oggi vi propongo questo lavoro in assonometria cavaliera. Questo è il lavoro finale e vi faccio vedere come lo realizziamo. Solito foglio, cornice 28-18 messo in orizzontale. Dalla cornice qui in basso lasciate 4 quadretti. E tracciate una linea orizzontale sulla quale vi andrete ad appoggiare i solidi. 3 quadretti da sinistra, 4 dal basso, abbiamo il primo punto dal quale disegnare la piramide. Le misure le ho scritte, sono 4 per 2 diagonali. Chiudete tracciando le linee nascoste tratteggiate e due linee leggere continue come linee di costruzione per trovare il centro della base, ci alziamo di 6 per trovare il vertice e uniamo qui sulla base. E questa è la piramide e la disegnate su questo foglio. Su un altro foglio andate a realizzare gli altri due solidi, che sono un cubo di centimetri 5 di lato per due diagonali, quindi 5-5, chiudete tutto, sempre le diagonali, mi raccomando, 45 gradi e linee nascoste tratteggiate. Da dove finisce il solido lasciate due quadretti e sulla stessa linea di base che deve corrispondere, attenzione, questa linea deve corrispondere a quella che già abbiamo scelto qua nel primo disegno. Dopo due quadretti qui andate a tracciare il parallelepipedo che sarà di 4 per 8 e sempre 2. Chiudete tutto e di nuovo due righe verticali, due quadretti sulla destra. Quindi solido, due quadretti, solido, due quadretti. A cosa servono quei due quadretti? Sono quelli che vedete. Lungo questo dobbiamo andare a tagliare il primo e lungo questo dobbiamo andare a tagliare il secondo. Infatti su questo secondo foglio è inutile fare la cornice. Una volta tagliato, lì, sulla seconda linea, sulla prima andiamo a piegare. E stessa cosa anche di qua. Abbiamo tagliato sulla seconda e sulla prima andiamo a piegare. A questo punto li incolliamo sul primo foglio lungo questa linguetta. Questa è la linguetta sulla quale andiamo a incollare. Quindi deve coincidere questa base, fate coincidere i quadretti per incollare, in maniera che il cubo si vada a sovrapporre alla piramide. Però vedete, io nel mio caso non ho tagliato ancora questo bordo, lo vedete? Che ce l'avevo mezzo quadretto nel foglio, nel secondo foglio, quindi questo lo tagliate in maniera da andare a sovrapporre bene la piramide. E stessa cosa poi dopo fate coincidere in questo modo, ecco qui invece l'ho tagliato, cioè sì, va bene, fate coincidere in questo modo. Una volta incollati tutti e due questi fogli, io ho scritto una parola, scusate, una lettera per ogni quadretto. Ho scritto il titolo, ovvero sia Assonometria Cavaliera. Grazie e buon lavoro.